Eccoci alla batteria e adesso ti faccio vedere uno per uno gli 8 pattern e poi li mettiamo tutti insieme. Ora lo facciamo a una velocità di 110, cioè esattamente la metà della velocità di esecuzione poi del brano. Allora, il primo pattern di cui abbiamo parlato, ti ricordi, era quello fatto da le mani incastrate con la cassa che suonavano il 3-3-2-2. L'orchestrazione del 3 era unisono delle mani, due colpi di cassa, e il 2 è unisono delle mani, un colpo di cassa, così. Il fill che segue questo pattern un po', diciamo così, africano. L'introduzione è un semplice sticking di quelli che abbiamo già visto prima, lungo però 4 quarti per fare una pausa al quinto quarto e far partire il groove. Lo sticking è questo. Ok, lo facciamo a 110. Ok, adesso andiamo al groove, che abbiamo visto essere sempre basato sul 3-3-2-2 e l'orchestrazione era questa. Sempre a 110. Adesso andiamo al fill, quello fatto sugli splash e la variazione. Abbiamo detto che è sempre una questione di sticking, ok? Abbiamo visto che era 6-5-4, quindi era così. Posso fare una semplice variazione spostando un po' gli accenti, così. Bene, ora passiamo ai fill orchestrati sulla batteria, fra tom, timpani, cassa, rullante e tutto il resto. Ok? Abbiamo detto che useremo gli incastri mani-piedi, quindi questo è il pattern numero 7. Ora lo facciamo a 110. Ok, ora, come vedi, il set è speculare, faccio la stessa cosa, mani invertite. Ora li mettiamo tutti in fila, tutti e 8 i pattern. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, adesso li rifacciamo tutti a 220, ovviamente tu in questo raddoppio, questi 110 punti in mezzo, prova a studiarlo con un'accelerazione graduale, ok? Ci sono molte app che accelerano lentamente, per cui usale e arriva a 220, che è il punto finale, questo che ti farò vedere adesso. Bye.
Bene, adesso quello che tu dovresti fare, oltre andare a studiare i libri che trattano questo argomento, come potrebbero essere i libri di Gary Cheffi e il libro di Ralph Humphrey. I libri di Gary Cheffi li conoscono tutti, ti consiglio per questo argomento il secondo, il terzo e il quarto volume, dove tratta sticking, linear drumming e combi mani piedi, e il libro di Ralph Humphrey, Even in the Odds, dove ti spiega benissimo, partendo proprio da zero, questa concezione di suddivisione in gruppi da 2 da 3. Quello che tu dovresti fare adesso è praticare questo concetto cambiando i gruppi, magari cambiando metrica, invece di essere in 5 quarti puoi applicarlo benissimo in 4 quarti. 4 quarti sono 8 ottavi, passiamo ai sedicesimi, sono 16 sedicesimi, e posso raggruppare, invece che sempre gruppi di 4, quindi 4 gruppi di 4, puoi sempre fare 16, che ne so, 5, 5, 6, 5, 5, 3, 3, ok? Quindi 5, 5, 3, 3 sarebbe 1, I, and, 2, I, and, 3, I, and, 4, I, and, ta, 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 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1. Ok? Orchestrare sulla batteria 5, che potrebbe essere 4 colpi di mani e uno di cassa, un altro 5, 4 colpi di mano, uno di cassa, 3 potrebbe essere 2 di mano, uno di cassa, 2 di mano, uno di cassa. Quindi staga, taga, pu, taga, taga, pu, taga, pu, taga, pu, taga, taga, pu, taga, taga, pu, taga, pu, taga, pu. E orchestrarlo in giro per la batteria. Una cosa che mi sento di consigliarti proprio caldamente è fare quello che ho fatto io: prima cantarteli e poi metterli sulla batteria, sia come groove che come feel. Ok? Scrivimi nei commenti cosa ne pensi e restiamo in contatto. Grazie Tommaso, ci vediamo alla prossima. Ciao!